Peki Game presenta. Come avevo già anticipato nel video sui manga alternativi e parlando anche di Garo Magazine, questa è una copia di Garo Magazine, penso, non so se è il numero 1 o 2 del 77. Comunque farò poi eventualmente un video dedicato a Garo Magazine, anche se appunto ne avevo già parlato brevemente nel video dedicato al manga punk di Shigesato Itoi. E avendo un paio di numeri di Garo Magazine e essendoci così poche informazioni e praticamente non esistendo scan online di questi volumi, volevo prendere queste raccolte per filmarle pagina per pagina, in modo che chi è interessato a Garo Magazine può innanzitutto avere un'idea generale di quello che pubblicava negli anni 70 o 60, 80. Adesso l'altro numero che ho è del 68, se non ricordo male, e mi auguro in futuro di avere molti più numeri. Però insomma, cominciamo con questi due, quindi per ogni video sfoglierò pagina per pagina Garo Magazine per vedere i manga che contiene e vari commenti random su quello che c'è dentro. Volevo iniziare proprio con questo numero perché c'è la bellissima copertina di King Terry, che è uno dei padri del movimento Etauma, il suo Flamingo Studio. Poi appunto anche qua magari farò un video dedicato, anzi probabilmente ne parlerò nel video dedicato all'Etauma, quindi adesso non mi dilungo più di tanto. Questo era il numero 160, erano già almeno una decina di anni che andava avanti Garo Magazine. Credo che gli anni 70 siano il periodo in cui la qualità dei contenuti, la sperimentazione era al suo apice e in cui Garo Magazine aveva anche più successo in Giappone. Comunque appunto, semplicemente questo sarà uno sfogliare pagina per pagina il volume. Già questo disegno è favoloso, sempre probabilmente di King Terry. Ovviamente non sapendo il giapponese non ho la minima idea di quello che si dice, di quello che scrivono su queste pagine. Riprendono i vecchi giocattoli di latta con l'immaginario Disney. Assomiglia un pochino a Seiichi Hayashi, questo autore, però non credo che sia lui. Non è esattamente il suo tratto nei personaggi, però potrei benissimo sbagliarmi. Anche Hayashi usava tantissimo il colorare solamente alcuni dettagli in rosso e lasciare tutto il resto in bianco, nero e grigio. Cerco di non andare troppo veloce in modo che puoi avere tempo per vedere bene le pagine, però eventualmente puoi mettere in pausa il video se ti vuoi concentrare di più su una scena o l'altra. Potrei anche tentare di dare un senso a queste storie, però sarebbe tutto totalmente campato per aria. Ah, forse però in questo modo è anche più interessante, perché ci possiamo immaginare qualsiasi tipo di storia raccontata.
C'erano anche queste pagine tipo con collage messe assieme, che posso immaginare fossero relativi in qualche modo alle scritte che ci stanno nella pagina a fianco. Questo stile è favoloso. Credo di averlo già visto in qualche raccolta pubblicata anche in inglese, dove hanno pubblicato alcuni autori che in origine erano stati su Garo Magazine, però adesso non ricordo il nome. Questo immagino sia o qualche capo della Yakuza o qualche boss di azienda con il suo ninja fidato. Si notano ad esempio anche in queste mani come... forse non considererei tanto Eta Uma questo fumetto, perché diciamo che alcune proporzioni, alcuni tratti sono ancora abbastanza estetici, però da questa mano si può quasi avvicinare al movimento Eta Uma, che praticamente andava contro ogni regola di proporzione e disegno piacevole alla vista. A quanto pare arriva una specie di Godzilla nella città. Vediamo se riesco a far vedere meglio anche il centro del fumetto. Sono vecchie pubblicità giapponesi, riviste di musica. Chissà se questo è tipo la pubblicità di un appartamento in vendita. No, un hotel sembrerebbe. Affascinante. Questo qua somiglia quasi a quelle specie di bruchi che ci sono in Seamen. Bellissimo. Questo tratto è molto particolare. Non sono sicuro se l'ho già visto da qualche parte o se assomiglia a un altro autore. Bellissimo come c'è questa specie di ascensore che va a finire nell'universo. Questa vignetta con i chiariscuri è favolosa. Con davvero pochissimi tratti riescono a
fare una scena quasi realistica. Questo personaggio mi ricorda quasi i film di Jodorowsky. È stato preso proprio lui come ispirazione per il volto, ci assomiglia parecchio a Jodorowsky durante la Montagna Sacra. Questa versione degli alieni con all'interno, penso siano quelle statue che ogni tanto si trovano in giro nelle strade giapponesi. È bellissimo. Non so se l'avevo già visto in qualche altro fumetto. Questo immaginare le statue come degli alieni. Anche qua il viso. Ovviamente, cioè, davvero con pochissimi tratti riescono a dargli un carattere che disegnare in modo realistico non riuscirebbero a darli. Questo è proprio uno di quei tipi di manga che sarei un sacco felice di riuscire a leggere in inglese. Sembra una storia introspettiva, surreale. Disegni molto originali. Poi se guardando queste vignette ti immagini in qualche tipo di storia, lasciami pure un commento qua sotto per cercare di spiegare cosa succede in queste avventure brevi. Qui c'è il sangue che quasi fa diventare la vignetta come uno specchio rotto. L'astrattismo diventa sovrano della scena, con linee che cancellano completamente le figure. Questi non so se sono foto di qualche autore che disegnava su Garo Magazine, se sono articoli di qualche tipo, se sono foto che gli mandano i lettori di Garo Magazine. Foto di gente mezza nuda. Potrebbe essere una buona introduzione per un manga eroguru, di cui anche qua prima o poi farò un video dedicato. Qua mi piace come
ci sia una scena di morte con disegni semplicistici, quasi da bambini. Questo manga lo metterei dentro Yeta Uma per la semplicità dei tratti, per la mancanza totale di prospettive, di dimensioni dei personaggi. Anche se finora sembra quasi normale rispetto agli standard di un autore come Enemoto. È bello come tantissime delle pubblicità che c'erano all'interno di Garo Magazine erano con disegni invece che foto, design pubblicitario. Può benissimo essere che forse erano relativi ad altri manga, però è comunque affascinante. Anche questo totalmente lo inserirei nei manga Itaguma. Affascinante come davvero un disegno che potrebbe essere considerato quasi brutto, però guardarlo da un'altra prospettiva diventa uno stile affascinante. Mi piace anche molto come colori ha gli sfondi, le strutture di fondo, sembra quasi che stia piovendo sulle case. Una scena di bullismo Itauma, che qua mi piace tantissimo il fumetto come è stato arrotolato.
Povero ragazzino che si sfoga sulle formiche. Anche se avendo diverse volte invasioni di formiche in cucina, non posso che essere d'accordo. Perché fin quando stanno fuori non è un problema, però cominciano a diventare un po' moleste. Davvero assurdo come faccia le mani questo tizio. Qua quasi potrebbe sembrare braccio di ferro con questi muscoli così arrotondati. Questo anche è bellissimo. Questa scena in cui una parte è con visuale dall'alto. E l'altra è dal fronte. E c'è questo cane che sta quasi a metà tra il viso di fronte e l'altra parte dall'alto. Quelle linee sono davvero essenziali, il minimo indispensabile per disegnare il personaggio e far intuire in che tipo di ambiente si stia muovendo. Finito in un mondo furry dove ci sono le gatte che hanno le tette umanoidi. Quest'autore invece sicuramente è stato pubblicato su alcune raccolte inglesi. Non mi ricordo il nome, però. Quello che di solito disegna scarafaggi e altri insetti in maniera essenziale. Sarà anche che ho appena giocato, cioè, sto giocando in questo periodo a Zelda Breath of the Wild, ma questa scena con il tizio che soffia sull'aeroplano di carta per continuare a farlo volare è bellissima. Qua è bello come dalla semplicità dei tratti, mettendo insieme più personaggi e ambientazioni semplici, comunque si riesca a creare un ambiente e una scena totalmente caotica. Quando
quanto pare questo tizio ha avuto l'idea di di lanciare del nastro adesivo fuori dalla finestra con il vento. Un troll fantastico. È un vero rivoluzionario. Anche la sua strategia di fuga è geniale, attaccandosi lo scotch in testa e facendolo volare via con il ventilatore per scappare alla polizia. Questa scena è davvero bellissima. Innanzitutto, appunto, non essendoci praticamente neanche dialoghi, si riesce ad apprezzare anche senza sapere il giapponese. E poi l'idea dello scotch. Non so, lo scotch è un oggetto che mi affascina. Si possono risolvere la metà dei problemi del mondo con lo scotch. Qua inizia un manga molto più realistico come tratti, però allo stesso tempo è molto sporco. Credo sia uno degli ultimi di questo numero di Garo Magazine. Una vignetta a doppia pagina, enorme. Questa me la immagino come qualche storia thriller, probabilmente a puntate. Questa tavola è davvero molto figa. Disegnata un pochino più meno realistica rispetto alle altre, il personaggio almeno. Sì, comunque sembra appunto una storia. Qualche tipo di mistero storico, psicologico, anche se questa parte sembra già più surreale. Questo probabilmente è uno comunque di quei manga che andrebbero apprezzati leggendo il testo, che non possiamo comprendere.
questa parte mi piace tantissimo come sta disegnata, con l'uomo dietro, il suo viso che riempie pian piano la scena e probabilmente i pensieri del ragazzo. Ci si avvicina verso la fine di questo numero di Garo Magazine. Penso siano praticamente solamente rubriche, pubblicità e altre. No, c'è un'altra scena, c'è un altro fumetto invece. Non ricordavo più questo. Scene di vita quotidiana. Immagino che questi due tizi abbiano un bar o un ristorante di qualche tipo. Qua ci sono i classici muratori e operai giapponesi vecchio stile. Il volto di questo personaggio è bellissimo, come è stato fatto. Sembra quasi uscito da un Picasso. Anche qua mi piace come davvero con pochi tratti riescano a dare personalità a queste facce. Questo potrebbe quasi forse essere King Terry. No, però dal viso non ci assomiglia. Una collezione fantastica di vinili. Non ho idea di chi sia, però. Qua c'è Hayashi, questo tra l'altro è Red Colore Belgio. Quindi immagino fosse uscito nei numeri precedenti di Garo. Troviamo anche che Tatsumi, o almeno quello che sembra Tatsumi. Qua posso immaginare che siano delle vignette inviate dai lettori a Garo Magazine con centinaia di autori super amatoriali e super fantastici che non leggeremo mai. No, comunque non ne sono sicuro, non ne ho idea, potrebbero essere anche degli estratti di numeri futuri o passati, non lo so, però qua c'è questa lettera, quindi mi dà più l'impressione che siano disegni inviati dai fan. E con questo si conclude questa lettura randomica del numero 160 di Garo Magazine, uscito nel 77.
mi auguro appunto in futuro di riuscire a recuperare molti più numeri di Garo. E prossimamente comunque farò un video simile con l'altro numero che ho, del 68, anche se è meno sperimentale rispetto a questo, era ancora agli inizi. Se la cosa ti interessa, lasciami pure un messaggio qui sotto. A presto.